Allora, andiamo a calcolare l'integrale adesso per via della lunga pausa facciamo una tirata. Okay. Andiamo a calcolare l'integrale di z cubo fratto 2z alla 4 più 1 su gamma più, dove gamma più è la circonferenza unitaria, diciamo gamma di t è e alla it per t che vale tra 0 e 2 t che vale. Vabbè, vediamo così più corretto. C'è la circonferenza unitaria percorsa immerso anti ora quanti poli questa c'ha? Quante singolarità c'ha? 4. E tu stanno? Più o meno in mezzi, cioè gli fratelli. No, dobbiamo fare le radici quarte di meno un mezzo. La radice quarta meno un mezzo la radice quadrata di meno qualcosa stanno sull'asse immaginario, le radici quadrate di questo stanno qua e qua. Lo stesso modo, quindi sono quattro poli semplici che stanno messi a 90 gradi a croce, però il primo fa 45 gradi. Oh, però il problema qual è? Che se voglio applicare il teorema dei residui, devo calcolare 4 residui. Oppure, che posso fare? Poi che devo fare? Questo è 2 pi greco i per la somma dei residui di f in zh per h che va da 1 a 4. Però posso farlo calcolando un unico residuo? Quale? Ah, calcolando il residuo all'infinito. Se calcolo il residuo all'infinito è uguale opposto a questo, ci cambio segno e ne calcolo uno solo, no? Invece di calcolarne 4. Quindi chi è? F di z è uguale a z cubo fratto 2z alla quarta più 1, F di 1 su v doppio è uguale a 1 su v doppio cubo per 1 più 2 su v doppio alla quarta, quindi è uguale a 1 su v doppio cubo per v doppio alla quarta più 2 fratto v doppio alla quarta uguale v doppio fratto v doppio alla quarta più 2, quindi meno 1 su v doppio quadro per f di 1 su v doppio è uguale a meno 1 su v doppio per 2 più v doppio alla quarta. E di questa funzione io devo fare il residuo dove? A 0. Il residuo all'infinito di LF è il residuo a 0 di questa funzione. Ma il residuo a 0 di questa funzione così va, si continua con V doppio, si toglie V doppio e si calcola in 0. Quindi il residuo, questa che poi chiamiamola H di V doppio, residuo di H di V doppio in 0, quanto fa? Fa meno un mezzo. Quindi la somma di questi quattro residui quando deve fare? Più un mezzo. Quindi quando deve fare questo? 2 pi greco i
per più un mezzo di Gregori. Quindi l'integrale fa di Gregori. Quindi come vedete il residuo all'infinito può servire. E infatti fa pi Gregori. Ok, andiamo a vedere qualche applicazione a fare quest'altro integrale. Andiamo a calcolare, voglio calcolare l'integrale tra 0 e più infinito di coseno di ax meno coseno di bx fratto x quadro in dx, dove a e b sono due parametri positivi. Devono essere positivi, sennò poi quello che stiamo per dire non è vero. Oh, notiamo che questo integrale è ben definito, la funzione in realtà è proprio sommabile, perché da 1 a infinito, allora questa funzione ha due problemi. Uno è quasi è analisi 1, non stiamo a parlare di analisi 3. Da 1 a infinito questa funzione è minore di 2 su x quadro. 2 su x quadro è una funzione sommabile, perché integrata da 1 in più di 2 su x quadro fa 2, un valore assoluto, la posso maggiorare. Il problema è a 0, perché uno dice a 0 questa tende a 1, 1 su x quadro va infinito, quindi non è il limite, però anche questa tende a 1, ma questa pure. Quindi com'è lo sviluppo del coseno, come è fatto? Prima la costante 1 e poi c'è il termine del primo ordine, non ce l'ha, c'è il termine del secondo ordine. Quindi questa è 1 meno a quadro x quadro mezzi. Qua ci viene meno 1, 1 e meno 1 se ne va. Qua rimane una a quadro meno b quadro mezzi per x quadro, diviso x quadro, questo per x che tende a 0 tende a una costante che è a quadro meno b quadro mezzi. Quindi questa funzione si mantiene limitata vicino a 0. Allora, siccome è limitata vicino a 0, è limitata da 0 e 1 e sommabile da 1 infinito, la funzione sicuramente mi dà un integrale finito. Il problema è calcolarlo. Ok? Allora andiamo a vedere come voglio fare. Voglio fare così. Allora io prendo due raggi e chiamo R piccolo ed R grande. E voglio fare l'integrale qua sopra, o meglio, voglio fare l'integrale sulla frontiera di questo insieme orientata positivamente. Quindi chiamo dr uguale all'insieme di z appartenenti a c, tali che modulo di z è compreso tra r piccolo ed r grande, e diciamo z uguale x più y e y è maggiore o uguale a 0, cioè la parte che sta al di sopra, cioè la corona circolare, ma solo quella che sta al di sopra della parte con la coordinata immaginaria positiva. Ok,
Però qual è la funzione che voglio andare a considerare? La funzione che voglio andare a considerare è e alla i a z meno e alla i di z fratto 0 a bar. Per quale motivo? Perché allora, quindi io posso dire che l'integrale di f di z in dz sulla frontiera di dr orientata positivamente, quanto fa? Ecco, ma se avete impostato questo integrale, allora io devo fare l'integrale da meno r grande a meno r piccolo di e alla i a x meno e alla i di x fratto x quadro in dx, perché qua 0 lo scrivo uguale a x, più stesso discorso qua, integrale da r piccolo a r grande di e alla i a x meno e alla i di x fratto x quadro in dx. Più l'integrale, chiamiamolo gamma piccolo, gamma r piccolo, la parametrizzazione di questa semicircon, allora chi è gamma r piccolo di t è uguale a r e alla i t per t compreso tra 0 e pi greco, gamma r grande di t è uguale a r grande e alla i t e t compreso tra 0 e pi greco. Ah, scusate, qua è meno perché questo viene percorso immerso orario, invece questa percorrenza l'ho scritto immerso antiorario, quindi qua è meno. Qua devo fare f di z di z e poi qua devo fare più integrale su gamma r grande di f di z di z. Allora, questi qua li valutiamo. Io dico che questi due integrali, per r piccolo che tende a 0 e per r grande che tende a più infinito, tendono a 0. Perché? Allora, vicino a 0 come ragiono? Vicino a 0, voi potete notare che questa funzione, se la sviluppa, questa è sviluppabile in serie di tempo, perché i alla i a z e alla i b z sono sviluppati. Quando fate la differenza, vedete che rimane una serie di deteriori, che la costante se ne va, questa inizia, è una serie di deteriori che inizia all'ordine 2, dividete per 0 a 4 e vedete che è una serie di deteriori. Che vuol dire? Che se è una serie di deteriori vuol dire che la funzione f di z tende a un limite e quindi rimane limitata quando tende a 0. Allora, per il lemma di Darboux, questo integrale qua si può maggiorare col massimo di questa funzione che tende, che rimane limitato, si può maggiorare con una costante per la lunghezza di questa semicirconferenza. La lunghezza di questa semicirconferenza è pi greco r piccolo. R piccolo tende a 0 e sta a posto. È chiaro? Lo devo ripetere? Vicino a 0, questa tende, per z che tende a 0, tende a meno a quadro più b quadro mezzi, che sarebbe ia al quadrato che fa meno a quadro meno ib al quadrato che fa meno b quadro, quindi più b quadro.
Quindi è una funzione limitata. Se è una funzione limitata, qua posso maggiorare una costante. Devo fare questo, insomma, lo scrivo qua. Integrale, qua si scriveva P maggiore, su gamma R piccolo di modulo di F di Z, modulo dell'integrale, è meno uguale di M, cioè il massimo di F di Z in modulo su gamma R, per la lunghezza di gamma R. Qual è la lunghezza di gamma R? Pi greco R piccolo. Quando R piccolo tende a 0, da destra, questo è. Ok? E questo invece tende a 0, perché tende a 0? Questo invece è il primo caso in cui possiamo applicare il lemma di Jordan. Ok? Perché? Perché se io prendo questa funzione e la moltiplico per z, la funzione f di z, ecco, sta scritto qui, questa qua. Per z che tende a infinito, questa tende a 0. Ok? Allora, se la moltiplico per e alla i a z, se vi ricordate a è un numero reale, quindi questa qua quando la integro, perciò a e b devono essere maggiori di 0, quando la integro su quelli che hanno la parte immaginaria positiva, quando vado a moltiplicare x più y, la parte reale y per i a mi viene meno a y, quindi viene negativo. E quindi posso applicare il lemma di Jordan. E quindi quell'integrale va a 0. E quando lo faccio con questo pure, perché tanto il meno davanti non è che cambia. L'integrale tende sempre a 0. Quindi questo tende a 0 perché la funzione è limitata. Questo è la lunghezza del corso tende a 0. Questo tende a 0 per il lemma di Jordan. Quindi rimango da valutare questi due. E poi rimane da valutare questi due. E rimane poi da applicare il teorema dei residui. Allora, andiamo a fare su quest'altra lavagna. L'integrale da meno r grande a meno r piccolo di e alla i a x meno e alla i di x tratto x quadro in dx è uguale all'integrale da r grande a r piccolo, qual è la sostituzione che sto facendo? X uguale meno t di e alla meno i a t meno e alla meno i di t fratto di quadro, poi viene dt e poi mi viene meno dt, ma il meno lo assorbo qua dentro scambiando tra di loro gli estremi di integrazione. Però ricordatevi, vabbè, questo qua lo posso riscrivere integrale tra r piccolo ed r grande di e alla meno i a x meno e alla meno i di x fratto x quadro in dx. Ok, ora questo sommato con questo, quindi l'integrale sulla frontiera di dr più di f di z in dz è uguale a che cosa? È uguale all'integrale da r piccolo a r grande e alla i a x più e alla meno i a x non è altro che coseno di a x e alla i a x
più e alla meno iax è uguale a 2 coseno di ax. Ok? E qua mi viene meno l'altro similmente viene coseno di bx fratto x quadro in x. Ok? Più abbiamo una quantità che la chiamiamo come la vogliamo chiamare? S di R piccolo R grande e tende a 0 quando R piccolo tende a 0 da destra e R grande tende a 0. Gli altri due integrali tendevano 1 a 0, cioè tendevano tutti e due a 0. Ok? Oh, però quando io faccio questo integrale quali sono i eventuali singolarità, dove stanno le singolarità di questa funzione qua? In 0 e stop. Ok? E quindi quanto fa questo integrale qua? Siamo persi niente? Eh? Quanto va? Però devo aver sbagliato qualche cosa. Dov'è la, c'è un errore? Sì, c'è un errore. Dove sta l'errore? L'errore deve stare qua. L'errore deve stare qua. Infatti il terzo tende a 0 perché? Perché allora andiamo a vedere. Allora, andiamo a fare. Allora, io ho fatto un ragionamento. Ho detto che l'integrale va a 0, a lui l'integrale va a b meno a. Sicuramente ho sbagliato io. Adesso andiamo a vedere perché ho sbagliato. Andiamo, cosa posso fare invece di fare quel ragionamento? Posso andare a scrivere direttamente e impostare l'integrale. L'integrale sarebbe l'ultimo. Hai svenuto. Allora, quell'integrale chi è meno l'integrale tra 0 e pi greco, la funzione era e alla i a r e alla i t. Ok? Poi meno e alla i b
R e alla I T. Tutto fratto Z quadro, chi è Z quadro? È R quadro per E alla meno I T. E poi c'è DZ però. Chi è DZ? È R quadro E alla 2 I T, perché E alla I T al quadrato è la Z quadro. Poi qua ci viene I R E alla I T. Ok? Questa è l'impostazione dell'integrale. E alla I A Z, chi è Z? R alla I T meno E alla I B Z R alla I T. Qua c'è Z quadro, R quadro E alla 2 I T, e qua c'è R E alla I T. Ok? Adesso andiamo a semplificare. Una R si semplifica, una E alla IT si semplifica, qua rimane E alla IT. Poi cosa mi viene? Quindi mi viene meno I su R, poi viene integrale tra 0 e pi greco, sotto ciò e alla i t, qua ciò e alla i a r, allora questo è coseno di t più i seno di t. E qua ciò meno e alla i t r. Meno E alla IBR coseno di T meno I seno. Tutto quanto in detto. Più I R meno sta sopra. Ok? Adesso questo è meno I su R integrale tra 0 e pi greco. Allora la parte reale mi viene, che posso mettere in evidenza, E alla meno vabbè, non la posso mettere in evidenza perché da parte c'è A, da parte c'è B, quindi viene E alla meno AR seno di T per E alla IAR coseno di T meno E alla meno BR seno di T per E alla IBR coseno di T. Qua c'ho E alla IT. È un motivo ragionato. Ah. Sì, perché allora qual è il problema? Dove ho sbagliato? Allora questo qua è inutile, c'è un errore più, molto più semplice, dove ho sbagliato? Allora questo non mi serve più. Dove ho sbagliato? Ecco qua, errore. E alla I A Z meno E alla I B Z fratto Z qua. Ho sbagliato nello sviluppo in Z. E quello non è coseno che passi direttamente al secondo ordine, questi sono esponenziali, ci sta pure il termine del primo ordine. Siccome A è diverso da B, e il primo ordine non se ne va, è semplice.
Quindi qua abbiamo 1 più IAZ meno 1 più IBZ, poi ci stanno i termini di ordine superiore. Scrivo in maniera proprio un piccolo di Z, ma insomma si capisce che poi i termini sono dall'ordine 2 in su, no? E qua sotto c'è Z quadro. Quindi 1 meno 1 se ne va, quindi che cosa mi rimane? Mi rimane i volte per A meno B su Z più i di Z. Qua ho sbagliato. Cioè questa qua, che è una funzione che è sviluppabile in serie di Taylor, vicino a 0 tende a una costante, questa qua l'integrale va a 0. Ma l'integrale di questa, quindi questo è inutile completamente, l'integrale meno integrale su gamma r piccolo di i per b meno a su z in dz, quanto fa? Questo fa se preferite qua potete applicare anche il lemma del piccolo cerchio, è la stessa cosa, comunque l'abbiamo fatto direttamente. Questo fa meno i che per di meno a che porto fuori, l'integrale tra 0 e 2pi greco e pi greco, scusate, di 1 fratto e alla i t per i e alla i t in t, quindi viene pi greco i per meno i fa pi greco per di meno a. Ok? I per meno i fa 1, fa pi greco per di meno a. Quindi ho sbagliato nello sviluppo, mi sono dimenticato il termine primo. Perché? Perché nella mia testa non c'era l'esponenziale, c'era il coseno, passava direttamente al secondo ordine. Invece nel momento in cui ho usato come funzione asserale l'esponenziale, poi c'è i pezzi al primo ordine che non si elidono perché uno c'ha l'A e l'altro c'ha IA e l'altro c'ha I. Quindi quando vado a riscrivere questo integrale qua, cosa scopro? Che il mio integrale, allora questo fatemi cancellare, questa parte qui, quando r piccolo tende a 0 da destra ed r grande tende a più infinito, questo tende a due volte l'integrale da 0 a più infinito di coseno di a meno coseno di ax meno coseno di bx fratto x quadro in dx. Questo abbiamo valutato correttamente che per il lemma di Jordan va a 0, mentre questo non tendeva affatto a 0, ma per r che tende a 0 da destra, con tutto il meno, perché ce l'abbiamo messo il meno là, tende a pi greco b meno a, e il primo membro è sempre 0 e rimane sempre 0. Quindi quanto fa, portando dall'altra parte, l'integrale da calcolare fa pi greco per a meno b mezzi. Andiamo a vedere se abbiamo sbagliato questa volta. Pi greco mezzi per b meno a, dove ci siamo mangiati il meno? Allora, questo intanto era sbagliato. Questo era sbagliato. Cancelliamo. Ah, ecco. Il meno me lo sono mangiato perché se metto il meno qua, questa l'ho orientata in senso positivo, quindi col segno meno orientata in senso negativo,
e quindi no, corretto. Perché ecco, devo sbagliare. Perché ho invertito qua ID. La funzione era e alla, cominciava con e alla i a z, e alla i a z è uguale a 1 più i a z, quindi quando si toglie l'1 sopra mi rimane i per a meno b per 1 su z. Cioè quando ho fatto lo sviluppo c'era prima quella con la a e poi quella con la b, io ho scritto a codare prima quello con la b e poi quella con la a, quindi qua viene i a meno b, qua viene a meno b, qua viene a meno b, e portando dall'altra parte l'integrata calcolare fa pi greco per b meno a. Ok? Lo riscrivo nello sviluppo, questa qua, no? Era 1 più i a z meno 1 più b i b z fratto z quadro più g di z, dove g di z è una funzione che è omorfa nell'indole dell'origine. Quindi qua togliendo l'1 qua mi rimaneva i per a meno b per z, su z. A meno B, non B meno B. Avevo invertito la A e la B, il resto era fatto correttamente. Vabbè, allora questo è un primo integrale nel quale abbiamo applicato il lemma di Jordan. In realtà se stavamo un po' più attenti e non facevo quell'errore, potevamo invece di fare quest'altro, diciamo, calcolarlo direttamente, potevo addirittura applicare il lemma del piccolo cerchio, perché moltiplicandola per z questa funzione tendeva a una costante, e quindi siccome l'integrale ha fatto su mezza circonferenza, l'integrale tendeva alla metà di quel limite. Ok? Vi ricordate il lemma del piccolo cerchio che abbiamo fatto ieri? Okay, quindi potevamo applicare sia il lemma di Jordan all'infinito che il lemma del piccolo cerchio. Andiamo a farne un altro. Ok. Questo mi sembra abbastanza semplice. Ecco, andiamo a calcolare questo integrale qua. Integrale da meno infinito a più infinito di e, mi pare da 2 x fratto 1 più x quadro in dx. Oh, questo è un integrale di analisi 1, perché questa è alla 2x, non è altro che coseno di 2x più i seno di 2x. Allora, quale sarà
la funzione ausiliaria. La funzione ausiliaria facile, f di z uguale e alla 2 di z fratto 1 più 0 4. Dove la vado a integrare? La vado a integrare sulla, diciamo, sulla frontiera del semicerchio di raggio r. E dove mi conviene integrarla? Mi conviene integrarla dalla parte di sopra. Perché dalla parte di sopra? Perché quando ci metto z con la x più y con la y positiva, là l'integrale mi converge per il lemma di Jordan. Ok? Cioè, e a quando mi converge, converge a 0. Ok? E qua potete vederlo, o e alla z per e alla z fratto 1 più z4, cambia poco. Oppure potete, in realtà potremmo, se volete, cioè, perché se vi ricordate il lemma di Jordan mi dice che io posso applicare una funzione che è e alla z, vabbè, in realtà era e alla i a z, w z, no? Dove w era un numero per esempio reale. No. Se è reale, per esempio 2, l'integrale ti converge su tutto il, quando lo fai in maniera tale che l'argomento del z sia compreso tra 0 e pi remo. Ok? Ricordate le mani di ordine di. Quindi va bene anche così, senza dover fare cambiamenti. Ok, allora l'integrale df di z su d, l'avevamo chiamato dr, orientato positivamente in dz, questo a che cosa è uguale? È uguale all'integrale tra meno r ed r di e alla 2x fratto 1 più x quadro in dx, perché qua su questo segmento z è uguale a x, e più l'integrale sulla diciamo, la parte della circonferenza diciamo superiore, orientata positivamente sulla semicirconferenza, chiamiamola C1M e di E alla 2z fratto 1 più z quadro in dz, e questo per r grande che tende a più infinito tende a 0, se vi ricordate. Oh, questo invece per r grande che tende a infinito tende a i, dove i è l'integrale che vogliamo raccogliere. Il problema è: a quanto è uguale tutto ciò? Ebbene, dobbiamo andare a calcolare i residui. E questa qua, dove ce l'ha le singolarità? A i e meno i. Qual è quella che ci interessa? Quella i. Quindi questo qua è uguale a 2 greco i volte per il residuo
di F nel punto I. Ma quant'è il residuo di F nel punto I? Il residuo di F nel punto I è uguale a E alla 2iz fratto, questo è z più i per z meno i, quando moltiplico per z meno i rimane z più i sotto, questo valutato in z uguale i. Quindi mi viene e alla meno 2 fratto 2i. Quindi questo è 2pi greco i per 1 fratto 2i per e al quadrato. 2i e 2i si semplifica e quindi questo i fa pi greco fratto pi greco per e al quadrato. Ok? Andiamo a vedere se è fatto bene. Se stavolta è fatto bene. Ok. Ok. Andiamo a fare quest'ultimo. No, beh, forse già facciamo fare un altro e due. Ma in questo caso possiamo utilizzare anche il lemma di grande cerchio per risolvere? No, perché c'hai, in questo caso, in questo caso quanto riguarda il primo integrale dico non il secondo. Sì, sì, puoi utilizzare anche il lemma del grande cerchio, perché siccome z fratto 1 più z quadro il modulo tende a 0 e sopra il modulo comunque è meno di 1, effettivamente puoi usare anche il lemma del grande cerchio. In questo caso sì. Sì, sì. Allora, andiamo a fare l'integrale tra meno infinito e infinito di perché si poteva usare il lemma del grande cerchio? Perché io in quel caso devo andare a fare il limite per r che tende a infinito del modulo il limite per z che tende a infinito del modulo di f di z. No, non lo puoi usare. Sì, lo puoi usare perché è solo sul settore di sopra, sì. Solo sul settore, quello vale sul settore, quindi lo puoi usare solo sul settore. E questo è modulo di z f di z. Viene modulo limite per z che tende a più infinito, diciamo y maggiore o uguale di 0, scrivo per brevità, ma siamo nel semipiano di sopra. Allora qua c'ho modulo di z fratto z quadro più 1 e questo tende a 0,
che è 0 che tende a più infinito. E poi c'è un modulo di e alla 2i0, ma questo è minore o uguale di 1 perché la parte reale è minore o uguale di 0, e quindi questo è minore o uguale di 1, questo tende a 0 e quindi tende a 0. Se quello tende a 0, effettivamente, allora applicando il grande cerchio tende a 0 lo stesso. Andiamo a vedere l'integrale tra meno infinito e infinito del coseno di x fratto x quadro più 1 di x. Allora, quale sarà la funzione ausiliaria? La funzione ausiliaria facciamo e alla iz fratto z quadro più 1. E dove la integriamo? Sempre su questo semicerchio. Questo è fratto x quadro più 1, sì. Sì. È molto simile a quello precedente, cioè come quello di prima, qua mi viene l'integrale tra meno infinito e più infinito di e alla x fratto x quadro più 1 in dx uguale a 2π i per il residuo della funzione sempre nel punto i, ma il residuo della funzione nel punto i, questo qua non è altro che uguale a e alla iz fratto 0 più i calcolato nel punto i, e questo non è altro che e alla meno 1 fratto 2, quindi questo non è altro che pi greco stavolta su e, su e perché c'è e alla iz e non e alla 2z. Oh, allora dice che c'entra questo con questo? C'entra perché questo chi è? E alla x è uguale a coseno x più i sen x. Allora, quando vai a sostituire, viene l'integrale di coseno x fratto x quadro più 1, che fa pi greco su e, più l'integrale di i volte l'integrale di sen x fratto x quadro più 1, che fa 0. Infatti, sen x fratto x quadro più 1 è una funzione sommabile, perché è minore di 1 fratto x quadro più 1, ma è una funzione dispari, quindi l'integrale è 0. Quindi l'integrale da calcolare in questo caso fa pi greco su e. Abbastanza banalmente. Il meno i, il polo meno i? Eh? La singolarità in meno i? La singolarità è quella non ci interessa, perché là noi stiamo facendo integrale di 1. Contorniamo solo la singolarità. In questo caso lo potevo fare pure di sotto. Però in quel caso avrei dovuto usare come funzione ausiliaria e alla meno z, perché se usavo come funzione ausiliaria e alla meno z, andando a fare il contorno di sotto succedeva che veniva e alla y sotto, quindi con meno davanti, perché e alla meno, perché e alla y, siccome y è negativo,
andava bene, quindi potevo maggiorarlo, cioè il modulo di e alla meno di 0 si mantiene limitato di sotto, il modulo di e alla 0 si mantiene limitato nel cerchio di nel semicerchio di sopra, il modulo di e alla meno di 0 si mantiene limitato nel cerchio, nel semicerchio in sotto. Andiamo a fare questo qui. Andiamo a fare l'integrale tra meno infinito e infinito di x meno 2 fratto x quadro meno 4x più 5 per seno di 2x più x. Ok? Allora, qual è la funzione ausiliaria? E la funzione ausiliaria è e alla 2iz per z meno 2 fratto z quadro meno 4z più 5. E stavolta il semicerchio è sempre lo stesso, allora questo qua è uguale all'integrale tra meno r ed r di x meno 2 fratto x quadro meno 4x più 5 per e alla 2x dx più l'integrale di sopra, diciamo, chiamiamolo IR grande, questo IR grande stavolta per R che tende a più infinito tende a 0 e stavolta puoi usare solo il lemma di gioco, perché stavolta questo è di ordine 1, quindi se moltiplico per Z non me lo posso cavare, mi serve questo E alla 2E. Non puoi applicare il lemma del grande cerchio perché questa non ha niente, no? Per z che fa a infinito, z per questa c'ha limite che fa 1, ma questa no. Ok. Quindi questo, ricordiamo, questo qua ci servirà, scusate, questo non c'entra con questo. Questo è l'integrale della funzione ausiliare, questo qua è uguale all'integrale di f di z in dz su d di r. Ok? Che è uguale a 2 pi greco i volte per i residui di f nelle singolarità che stanno dentro. Quali sono le singolarità che stanno dentro? Noi abbiamo z quadro meno 4z più 5 uguale a 0, andiamo a fare di z del denominatore, quindi z uguale 2 meno più la radice di più o meno più i. Ok? Quindi singolarità dovrebbero stare in 2 sì, meno i e 2 più i. Allora 2 meno i sta qua, 2 più i sta qua, quindi devo andare a calcolare il residuo
di f nel punto 2 più i. Ma quello è questo qua, questo vogliamo che sta sotto, non è altro che z meno 2 meno i per z meno 2 più i, che è monico. Quindi questo chi è 2 pi greco i per la funzione e alla 2 i z per z meno 2 fratto z meno 2 meno i, perché io ho moltiplico per z meno 2 più i, tutto valutato in z uguale 2 più i. Quindi quanto fa? 2 pi greco i volte e alla 2 i che moltiplica 2 più i per z meno 2 fa i, i per i fa meno 1, quindi qua viene meno 2 pi greco, 2 più i meno 2 se ne va 2 meno 2, i meno meno i fa 2i, quindi qua mi viene meno 1 fratto i fa i, 2 fratto 2 se ne va, quindi viene i pi greco che moltiplica e alla 4i meno 2. Ok? Ma d'altro canto questo, allora, l'integrale tra meno infinito e più infinito di x meno 2 fratto x quadro meno 4x più 5 per e alla i2, e alla 2x e coseno di 2x più i seno di 2x. Quindi questo a cosa tende? Tende a questo. Quindi la sua parte, diciamo, che cosa vuol dire? Vuol dire che se qua ci mettevo questa per coseno di 2x, quello tende a 0, perché la parte reale di questo integrale, diciamo, di dell'integrale di f di 0 uguale a 0. Invece la parte immaginaria quant'è? Pi greco, allora, questo scriviamolo per meglio, questo è e alla meno 2 per i pi greco per e alla 4i, cioè è, scusate, coseno di 4 più i seno di 4, quindi ho detto male. La parte immaginaria è e alla meno 2 per i pi greco coseno di 4. La parte reale è e alla meno 2 per meno pi greco coseno di 4. Questo è e alla meno 2 per meno pi greco coseno di 4 più i pi greco coseno di 4. Quindi a me cosa serve? Siccome questo tende a questo, di questo mi serve la parte, il coefficiente della parte immaginaria, perché vedete, se prendo la parte immaginaria c'è seno di 2x per, insomma, la funzione che devo integrare, e la parte immaginaria è e alla meno 2 per pi greco per coseno di 4. Quindi che vuol dire? Che questo integrale qua deve fare pi greco su e quadro per coseno di 4. Vediamo se abbiamo fatto bene. Sì, stavolta abbiamo fatto bene. Pi greco su e quadro per coseno di 4. Se dovevo calcolare l'altro integrale, quello col coseno di 2x, mi faceva meno pi greco e qua, meno pi greco su e quadro per seno di 4. L'altro residuo? No. Se qua ci mettevo coseno di 2x, quando io calcolo questo integrale con e alla i2x, questo è la parte reale è l'integrale di questo per il coseno. La parte immaginaria è i per il coefficiente della parte immaginaria, che è l'integrale dell'infinito e infinito di questa funzione qua. Siccome a noi volevamo calcolare l'integrale di questa funzione qua,
quando andiamo a fare il limite è uguale al coefficiente della parte immaginaria, cioè questo, y su 24 era meno 2. Se dovevamo calcolare quello col coseno di 2x invece di seno 2x era meno y su 24 era meno 2, cioè il coefficiente della parte reale. È chiaro? Ok, quindi va bene. E allora, come vedete, non è così difficile, cioè si tratta, allora, tendenzialmente, quali sono i punti? E facciamo un piccolo, vediamo se abbiamo 5 minuti, 3 minuti, facciamo un piccolo riepilogo. Allora, tendenzialmente si tratta di saper riconoscere dove stanno le singolarità isolate, saperle classificare, saper tirare fuori il residuo. Il residuo è il coefficiente nella serie di A C meno 1. In qualche modo lo devi tirare fuori. Se è un polo semplice, moltiplichi per zeta e fai il limite. Se è un polo multiplo, di ordine n, moltiplichi per z alla n, fai la derivata n meno 1, moltiplichi per n meno 1 fattoriale e ti fai il limite. Se no, ti scrivi la serie e vai a vedere il coefficiente di meno 1. Ti fai lo sviluppo in serie, in qualche modo ti devi scrivere la serie, ti devi fare lo sviluppo in serie e ti devi andare a calcolare il coefficiente. Come vedete l'abbiamo fatto in varie salse, alla fine in un modo o nell'altro si riesce sempre a tirarlo fuori. Anche quando si tratta di singolarità essenziali. Ovviamente dipende se l'esercizio è fattibile. Però ok. Fatto questo, a che cosa servono questi? Spesso servono a calcolare integrali di variabile reale, quindi stiamo parlando di integrali di analisi 1, però piuttosto complicati da calcolare con i metodi tradizionali. Anzi, questi qua, questo tipo di integrale qua, questo non lo calcoli proprio, perché si può pure calcolare in modi estremamente complicati e veramente in modi contorti. Invece, quando hai una funzione razionale, quando hai una funzione razionale, ovviamente che si possa integrare, oppure quando hai una funzione razionale per una funzione trigonometrica, coseno di hx, allora viene naturale prendere la stessa funzione nel caso di una funzione razionale, oppure la funzione per e alla ihx, no? Se c'avevi coseno di hx o seno di hx, te la vai a integrare sul semipiano di sopra e a quel punto applichi i vari lemmi, Giordano, grande cerchio, piccolo cerchio, a seconda di quello che ti serve, e applichi il teorema dei residui. Qualche volta era stato anche utile considerare il residuo all'infinito, perché se io ho 50 residui dentro e la funzione ha solo singolarità isolate, allora a quel punto è meglio, invece di calcolare 50 residui dentro, è meglio calcolare un solo residuo fuori, faccio prima, ok? Che era il primo esercizio che abbiamo fatto nella seconda parte, ok? Erano 4 residui dentro, era il residuo all'infinito, quindi è più semplice calcolare. Quindi alla fine di questo si tratta, insomma, di fare un po', di avere un po' di osservazione, di calcolare, di sapere impostare, diciamo, di stare attenti, ecco, non come ho fatto nel secondo esercizio quando mi sono perso il pezzo di ordine 1, e soprattutto di saper avere un minimo di attenzione nello scrivere la funzione ausiliaria. E dopodiché fai questo. Vabbè, per oggi va.